importante. Guarda, sì, perché è diviso in due, quindi l'ha messo metà all'ingresso e metà all'uscita. Guarda, è la cifra stilistica del pezzo, capito? Cioè, è il delirio mentale di un uomo. Allora, che cazzo c'hai? No, scemo. Amico. No, voglio vedere. Hai mai picchiato un uomo nudo? Vai, tiralo fuori, vai! Dai, dai. A parte il coglione ieri sera cosa ha fatto? È venuto il nostro amico, no? Quello che c'ha le pastiglie che fanno tirare il pisellone, ne ha presa una, eh? Ma chi? Poi tu hai scaricato. Tu! Cosa? No, ieri devi l'uccello duro in ufficio, vergogna. Io? Sì, è vero. Cosa? Questa è andata a casa la moglie, minchia, ti scanno tutta. Stefanina, era truccatino il pisellino del tuo Paolino Ciccino. Ma scusa, è il compleanno di Stefania, almeno una volta duro, cioè. Comunque to. Allora, sono umiliato più che altro dal fatto che mi stai appoggiando il pene alla gamba. E allora? E mi hai macchiato il pantalone. Dopo ti metto il pene in tasca. Cazzo in tasca. Sei, hai messo il tuo pene nella tasca dei suoi pantaloni. Guarda che bello! Cazzo, c'hai il cazzo in tasca! Cos'è? Un portachiavate? Bastard Inside Life. Perché parlare da solo in auto? Mandaci un messaggio con la One App, no? Ormai. Se hai un sogno, inseguilo, sì. Proteggilo, sì. Realizzalo. Sì. On Air, storia di un successo, dal 31 marzo in tutti i cinema. Vi aspettiamo, bastardi. Grazie. Ciao, raga. Oggi è il giorno più triste della mia vita. Perché? Con 105 ho vinto i biglietti per andare a vedere On Air alla prima. Solo che siccome avevo già vinto con Alvin e Giuse non me li hanno dati. No. Ragazzi, ma non vi siete accorti che Roberto Carlino è il cattivo del primo Capitano America? È vero? Quello nazista. È vero! Ciao bastardi. È lui. Buonasera, principe di Piemonte. Vorrei fissare per stasera il tavolo imperiale con champagne e caviale a nome Luca Alba. Il numero è 393 080 3104. Okay. Buonasera. Cos'è? Cosa fa? Ciao. No, ma ora stop, funziona? Sì. Prova. Sì. Funziona. Sì, dai, sì. Allora, se volete anche voi scaricare i vostri messaggi, cosa è successo? Mi ha confuso. Non ti ho confuso, è che io posso ricevere un messaggio del genere da mia moglie mentre sono in diretta. Cosa ha scritto? Ma hai preso davvero la pastiglia? Sì, Stefanina, guarda, ti chiamo adesso in direttina. No, io. Lascia stare le chiamate che non vuole più che la chiami. No, adesso è compleanno. È il suo compleanno, le facciamo gli auguri. Dai, comunque, stavo dicendo, se volete anche voi lasciarci il messaggio, cosa devono fare? Così cerco. Allora, scaricate l'app dello zoo, c'è la sessione Bastard Inside Up. Anche sessione Bastard Inside Up. Cercate il logo con la forma di microfono, ci pigiate sopra col dito, fate per 20 secondi, vi mandiamo in onda. Faccio io. Fino a ce l'hai? Bravo Pippo, ma quanto sei avanti che mi fai spendere i soldini col telefonino americanino, non si fa, Ma perché tu ce l'hai a credito? Cioè non paghi un forfè? Eh sì, però se sono in Italia è un non telefono vale. Americano non cazzo vale. Dici uguale. Io Vodafone negli Stati Uniti pago sempre uguale. Ho detto la marchia, non dovevo. Vabbè. Prontino? Tanti augurini a te, tanti augurini a te, tanti augurini Stefanina, tanto bellina, tanti auguri a te. Dai, non ti abituare alle coccole. Allora, amicina, come stai? Ma senti, è vero quello che hai detto del mio amorino? Sì. Ieri. Ha preso una pastiglina ieri? Ha preso una pastiglina di questo signorino che è venuto a trovarci, che ha inventato praticamente una pastiglina che è uguale al Viagrino, solo che è naturalina e non fa venire malino al pancino e tutte le cose internine, no? Però fa sempre tirare. Fa sempre tirare il cazzino, capito? Ecco perché ieri aveva il pisellino durino tutta la serina. Non è vero, sono una seppia. Era un osso. Marchino, mi rincorreva per tutta la casa ieri sera e anche stanotte ho dormito. Mi sembrava di avere un fucile puntato invece da lui che ha preso la pastiglina e stamattina. Ancora. No, in realtà era veramente la canna di un fucile, io ti sparo se non la finisci di fare l'idiota. Ma scusa,
scusa, ma però, cosa ti ha regalatino? Cosa ti ha regalatino il cretinino? Non lo posso dire, posso solamente dire che è l'uomo migliore della terra, che lo amo da morire e che ogni volta mi fa piangere. Vergognati! Devi dire che sono merda! Ma perché? Perché io ho un'immagine da difendere! Ma che immagine è? L'uomo merda! Sei sicuro di questa campagna? Ma quella era Luca Alba, poi scusa. È un truffatore! Sono il male! Sono confuso! Bene. Non so dove sto andando! Fa niente, stai in casa! No. Rilassati! Stai cammino che quando vieni a casa stasera ti picchio perché hai preso la postiglina, amore. Vuol dire. Ma senti! Vuol dire, Marchino, che forse. Allora da solo non può più fare niente. No, non gli tira più il cazzino. Ma Stefania. Finiamola, io ci alzo le macchine con le reazioni. Ma dove state andando? Stefanina. Allora senti, ma mi spieghi un attimino velocemente come si veste lui quando siete in intimità, ecco, quando fate l'amore. Ad esempio, no, ieri sera quando aveva questa foga, diciamo così, di fare all'amorino, mi si è presentato con due piumine rosa attaccate dietro nel sederino con una codina pintina. E poi dopo si è messo le mutandine fustina con un cuoricino rosina sul penino. Ma possibile che non vi accorgete che questa donna beve? No. Comunque Steffi, posso dirti una cosa? Viste le dimensioni, vai tranquilla, la pastiglia è ancora nelle guance. Sai che non so come reagire, la mia carriera è in crescita costante. Ma guarda che esci grosso così. Ma per la faccia però. Sì. Stefanina, tanti augurini di buon compleannino, ti vogliamo tanto bene. Ti è arrivata la Porsche che ti ho regalato? Sì, Marco, grazie. Prego. Sì, però per vederla devi prendere una pastiglia anche tu, mi sa. Vi avvisiamo che domani sera tutti i componenti dello zoo saranno al BAF di Busto Arsizio per la proiezione del film On Air. Fate attenzione ai loro contenitori di popcorn. Okay. Sono forati sul fondo. Ma no. Quindi, care ragazze, se sarete presenti all'evento, se Mazzoli e company dovessero offrirvi una manciata di popcorn, ma no, scavate fino in fondo. No. Potrebbe esserci una bella sorpresa. Noi siamo uno zoo. Mal di testa, vado a prendere una pastiglia.